domanda di oggi è: qual è il disegno di Dio per l'uomo e perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio? È una domanda della nostra nuova veste della rubrica Babele, che questa volta si chiama Babele, le parole della fede, e che ci aiuterà a comprendere quelle che sono le domande fondamentali che ci sono nella nostra esperienza di fede attraverso il percorso che ci è proposto dal Catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare dal Compendio del Catechismo. Noi evidentemente qui non potremo fare le domande una per volta perché sono 598, ma cercheremo di riassumerle in alcuni elementi. Don Giorgio Paximadi è con noi per farci capire qualcosa di più. Ripeto quindi la domanda di oggi, che è la prima di questa serie, ed è: qual è il disegno di Dio per l'uomo e perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio? Ecco, sono le prime due domande, di fatto, che prendono in considerazione i due aspetti della questione. Cioè, perché Dio ci desidera e perché noi desideriamo Dio. Cioè, perché Dio ci cerca e perché noi cerchiamo Dio. Cioè, allora, evidentemente la prima domanda è la più stupefacente, perché il Catechismo dice: Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Cioè, stava bene e si è cacciato nei guai. Cioè, stava bene, si faceva i fatti suoi, cioè, ed era perfettamente pago di farsi i fatti suoi, non aveva bisogno di niente, no? Perché Dio non ha bisogno di nulla, Dio non ci crea perché in qualche maniera deve crearci, perché altrimenti la sua gloria, la sua vita sarebbe imperfetta, eccetera. Dio non ha bisogno di nulla, dunque ci crea per un puro eccesso della sua bontà, perché? Per renderlo partecipe della sua vita beata. Per rendere partecipi noi, intendo. Per rendere partecipi noi della sua vita beata, quindi perché ci crea? Perché vuole che qualcuno partecipi di quella beatitudine che lui è in se stesso, sì, no? Sì. Per avere altri che partecipino di quella beatitudine, cosa di per sé non necessaria, sì. Perché non è che la sua beatitudine sia più grande se altri vi partecipano, questo è da fissarci, certo, molto bene. Evidentemente Dio questo lo fa attraverso suo Figlio, sì, che ci redime e ci comunica questa partecipazione alla beatitudine di Dio attraverso l'adozione a figli, e allora comprendiamo che la seconda domanda viene da sé: perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio? Beh, per forza che nell'uomo c'è il desiderio di Dio. Cioè, se siamo fatti per quello, siamo quello fatti ci per quello. No? siamo fatti perché nell'uomo, perché Dio vuole che siamo partecipi della sua beatitudine. Dunque, è ovvio che se questo è lo scopo della nostra creazione, questo è lo scopo per cui esistiamo noi ed esiste il cosmo, no? Noi abbiamo il desiderio di Dio. Infatti il Catechismo dice: per natura e per vocazione l'uomo è pertanto un essere religioso capace di entrare in comunione con Dio. Quindi un essere religioso non vuol dire un essere dedito alle pratiche di pietà piuttosto che amante dei fumi dell'incenso. Sì, sì. L'essere religioso è una parte della natura dell'uomo, cioè è la sua definizione. L'uomo è tale in quanto è essere religioso. Questo è il suo scopo, questo è il suo fine. E quindi la coscienza di questo evidentemente è ciò che illumina tutto ciò che l'uomo è e tutto ciò che l'uomo fa.